orto frutteto giardino nasce con l'intento di offrire agli alunni dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro e delle altre scuole dell'istituto la possibilità di effettuare una serie di sperimentazioni scientifiche in un ambiente protetto, con l'intento di stimolare la curiosità e l'interesse dei bambini, di sviluppare le loro abilità e porre le basi per una corretta educazione alimentare. È un progetto di educazione alimentare, quindi, ma anche ambientale e sociale che svolgiamo all'interno della scuola Marco Mancini. Si parte da alcune lezioni teoriche in classe fino ad arrivare agli esperimenti che si svolgono sul campo con l'aiuto degli insegnanti e dei collaboratori. In classe svolgiamo la parte teorica attraverso la quale gli alunni apprendono informazioni del complesso mondo della botanica. Completano lo studio con appunti che scrivono sui loro quaderni. Apprendono il procedimento corretto della semina, quale terriccio utilizzare per far germogliare i semi, quale contenitore scegliere e a quale profondità vanno interrati i semi e quanta acqua, luce e calore sono necessari per fare in modo che la germinazione avvenga in modo corretto. Successivamente trasferiamo le piantine all'aperto, come i pomodori, le melanzane, le insalate, le zucchine e altre tipologie. Oltre a queste attività di primaria importanza, piantiamo anche arbusti da fiori e alberi da frutto, quali ciliegi, mandorli, fichi, meli, peri e melograni. Nel nostro orto non usiamo prodotti chimici, ma solo prodotti naturali. Nella zona dove abbiamo realizzato la foresta alimentare, gli alunni seguono la fase di crescita e sviluppo delle piantine aromatiche, quali timo, origano, maggiorana, menta, finocchietto selvatico, salvia, rosmarino, lungo il percorso del sentiero sensoriale. Il periodo più entusiasmante e vivace è quando i fiori si trasformano in frutti. Le prime fragole cominciano a maturare e i bambini impazienti non vedono l'ora di gustarle. L'insieme di queste aree è un luogo ideale anche per i bambini in difficoltà, in cui riescono ad esprimersi al meglio e ad interagire con gli altri compagni della classe. A questo progetto collaborano anche altre scuole che offrono il loro supporto e la loro professionalità. Il progetto, nella sua complessità, verrà ultimato grazie anche all'apporto dei genitori che hanno costituito l'associazione Ollus, la collina della vita, e che, collaborando con l'istituzione scolastica, daranno un aiuto concreto alla realizzazione del parco didattico, che sarà composto dall'orto, dalla foresta alimentare e piante aromatiche, dal laboratorio del verde e da una piccola serra che è il vero fiore all'occhiello dell'intero progetto. Da quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'associazione La Collina della Vita.